L'Assemblea legislativa piemontese, attraverso la consulta regionale femminile, ha reso omaggio al genio e all'opera di Luigi Pirandello nel 150esimo della nascita, promuovendo due eventi al Circolo dei Lettori di Torino nell'ambito del Festival Nazionale a lui dedicato. Pirandello, tra Logos e Pathos, il controcanto delle donne, ha rappresentato una sorta di viaggio che, prendendo spunto dalla novella pirandelliana La Rosa, si snoda attraverso rievocazioni musicali e testimonianze al femminile di come la passione possa aiutare a superare molti ostacoli. Sei or more personaggi in cerca di Il sud del mondo e Pirandello, adattamento in chiave contemporanea di sei personaggi in cerca d'autore, realizzato in collaborazione con Fucina Teatrale Anca, la prima compagnia teatrale islamica italiana, ha dato voce alle paure e alle speranze di chi è costretto, per scelta o per necessità, a lasciare le proprie radici per raggiungere un'altra terra in cui vivere. 150 anni, il compleanno di Pirandello, tra pochi giorni, il 28 giugno. Il senso di questo festival è ridare Pirandello in maniera veloce, fresca, giovane, un po' a tutti, sia per le persone più giovani, per chi studia Pirandello, ma poi anche per chi è appassionato di Pirandello, riscoprirlo oggi nella società dei social.